Ciao, Miche. Sì, ho un po' sonnetto. Niente, come vi ho scritto nella pagina, per chi ha letto nella pagina, stasera faccio assolutamente, anche se un sono bestia, il video tag, se fossi. Allora, premetto che le domande sono 29, però io l'ho fatta diventare 30 perché il numero 29 non mi piace. Poi sapete che io faccio sempre i saluti all'inizio, quindi Tania, Alexia, Rossella e stupendo, magnifico, super relativo nome che hai, Paola. Vi saluto. Siete fantastiche, meravigliose, uniche, magnifiche. Non ho le unghie rosse perché me le sono rifatte, ma bensì le ho coperte con lo smalto e anche male perché due sono ben che partite. Un dolore atroce, ma venerdì me le rifaccio, poi vi faccio vedere che bomba. Niente, allora io volevo fare il tag se fossi. Adesso cerco le domande ed eccoci qua. Allora, questo ripeto ancora per chi non sapesse il motivo per il quale faccio questo tag. Io voglio farmi conoscere super tantissimo al 100%. Quindi, se fossi, sì. Un messaggio da Sara, ciao. Vabbè, allora, se fossi un sapore. Allora, se fossi un sapore, sarei la Nutella. O la Nutella o la birra. Perché sono quei sapori che ti fanno stringere qui. Capito? Che però, cioè, tipo, tu non puoi farne a meno. Cioè, la birra, se tu la bevi. Chi cazzo è che non gli piace la birra? E chi cazzo è che non gli piace la Nutella? Quel sapore sono io. Non posso non piacere. Simpaticona, no, beh, cioè chi non piace la birra e chi non piace la Nutella, però, cioè, nel senso, aspettate che qua è andato tutto a merda, mi serve sempre per fare luce. Facciamo parlare questa qua intanto, aspettate, sì, a parte che mi fa un po' male la pancia, cioè. Allora, se fossi una pietra, allora, se fossi una pietra sarei sicuramente un diamante, perché brillo. E faccio brillare. Simpatica. Aspettate, Madonna, 20% di batteria. Ok, perfetto, è andato via. Poi, se fossi un elemento naturale, credo che gli elementi naturali siano quei quattro: aria, fuoco. Io dico aria. Perché? Aria perché a volte possa essere piacevole. Tipo quando c'è caldo assurdo, che sei al mare sdraiato e c'è quell'arietta che ti. Che fa così, giusto? Oppure sono aria, quel vento secco che ti va proprio nelle orecchie da tonsillite potente che ti fa morire. Io. Poi, musica. Beh, che musica. Se fossi una musica sarei sicuramente l'hardcore. Però old, nel senso early. Scrivete hardcore e early, hardcore e early su YouTube e capite che musica sono io. Se fossi un fiore sarei una rosa nera, perché le rose nere non esistono, vengono colorate, sono modificata. Cioè, cerco di non essere io naturale, nel senso non sono una ragazza di quelle nature. Cioè, capito, con mezza testa andata. Ah sì, mi sono rasati i capelli, sono molto carini, vero? Li adoro, mi mancavano rasati. Vabbè, cioè, capito, sono una rosa. Che è comunque un fiore classico, però un po' modificato, ecco, pochino, giusto il colore, basta, non è che. Poi, se fossi una pianta, sarei il peyote. Il peyote perché è anche un allucinogeno, cioè, o no, è un allucinogeno, boh, comunque, cioè, se tu lo mangi ti fa tutto, capito, tutto movimentare, e poi è rotondo, tipo a fiore. Cioè il peyote, dovete vedere il peyote come è fatto, sono io. Ma è un fiore o una pianta? Secondo me è una pianta grassa. Vabbè. Mi hanno detto che credo come venisse a incontrare, è vero? Non lo so. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Se fossi un colore, sarei sicuramente il rosa. Cioè, ma rosa, non fucsia, non rosa. Un rosa così. Ecco, vi faccio vedere Kuromi, il rosa delle sue palline, questo rosa qui, che non è un rosa confetto, ma non è neanche un fucsia, è un rosa,
Un serio rosa, sarei questo rosa. Perché alla vista tranquillizza, nel senso, cioè ti fa rilassare, però nello stesso tempo è acceso, cioè sono proprio rosa, rosa, rosa. Poi, che giorno saresti? Io sarei il venerdì. Perché il venerdì, cioè il venerdì è un giorno di lavoro, però nello stesso tempo domani è sabato, quindi venerdì sei preso bene perché domani è sabato. Il venerdì minchia fai le cose, cioè il venerdì si fa tutto, perché chi finisce di lavorare il venerdì pomeriggio, poi il sabato non lavora, minchia il venerdì pomeriggio, parrucchiere, cose, capito? Cioè venerdì è straserio. Comunque sarà il venerdì anche perché a me il venerdì, cioè io il venerdì lo adoro. Poi, vediamo. Se fossi un mese sarei maggio perché sono nata io. Poi, se fossi un film. Se fossi un film. Sarei. Ma film è inteso anche come cartone animato della Disney. Io direi Biancaneve. Perché praticamente. Solo io posso avere talmente sfiga da trovarmi la regina strega, però lo stesso culo di trovare chi mi ospita, capito? Cioè io troppo. Biancaneve comunque. Se fossi un libro. Se fossi un libro. Se fossi un libro. Sarei La Febbre. Beh, poi vi metto la foto sulla pagina del libro che sto leggendo, si chiama La Febbre. E praticamente parla di ste due amiche che vanno in vacanza di Ibiza e ce n'è una che però è tutta pazza, mega, mega bella droga, tutta. E l'altra invece è seria, nel senso, conviveva tutto quanto. Si lascia col ragazzo, l'altra la porta a Ibiza, si drogano, si ubriacano, uno si perde, è un casino. Troppo bello e io sono quel libro. Se fossi una stagione sarei sicuramente l'inverno, l'inverno freddo, gelato, che però ti fa divertire perché puoi andare a sciare, puoi andare a fare la settimana bianca, però l'inverno freddo che ti fa prendere le malattie, che girano i virus, però sarei l'inverno. Poi se fossi un tessuto sarei sicuramente il cotone. Il cotone perché? Perché sono adatto a tutti, cioè nel senso a tutti va bene il cotone. Nessuno può essere allergico al cotone, cioè il cotone è comunque il tessuto morbido, è un tessuto. Il tessuto più usato, cioè non che io sia la più usata di tutti, però è un tessuto che comunque va, è sempre, cioè, va sempre di moda, nel senso che il cotone va sempre, tutti bene o male hanno un capo di cotone, cioè anche la regina Elisabetta avrà una canottiera di cotone per dirti. C'è il cotone for life. Poi, se fossi un cibo. Ma non era sapore, vabbè. Se fossi un cibo sarei. Sarei. La pizza. Se fossi un cibo sarei la pizza, perché? Perché mi combino bene con altri. Cioè, nel senso, la pizza si combina bene con le patatine, col salame. Cioè, mi combino bene con altri, capito? E poi la pizza non solo è molto buona, ma è anche strafamosa in tutto il mondo. Quindi io sono pizza. Pizza per tutti. Cioè, poi io, la pizza è una cosa amichevole. Mia, ci facciamo una pizza. Cioè, capito? È bello. È un buon motivo per incontrarsi. Ehi, scusa, ti va di mangiare un pezzo di pizza con me? Tesoro, ci facciamo una famiglia in due. Capito? Poi, se fossi una direzione, sarei sicuramente destra. Io sarei destra. Sicuramente, vai a destra, che non sbagli mai. Se fossi una città. Sarei Milano, credo. Sarei. Allora, sarei o Milano o Parigi, sono indecisa, però. Però credo di più Milano. Perché comunque una cosa, se tu cerchi una cosa e non la trovi a Milano, vuol dire che non esiste. A Milano c'è tutto. Cioè, Milano non si spegne mai. Cioè, Milano. Parigi no, perché alla fine sì, è la mia città preferita, vorrei visitarla con tutto il cuore, nessuno mi porta. Però comunque credo che sarei Milano. Sì, assolutamente Milano. 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 Ok. Se fossi una parola, sarei ciao. Perché ciao lo dicono in tutto il mondo. Cioè, non c'è un posto dove non salutino dicendo ciao. Hello. Hi. Aug. Salut.
Cioè, capito? Ciao è ciao, è il saluto, è una cosa che comunque c'è in tutto il mondo. E poi c'è ciao, è una bella parola perché ti riempie la bocca. Ciao, ciao, capito? Ciao, mi piace, ciao, è bella. Mi piace. E poi se guardate Mia e me, Mia and Me su RaiYoYo, potete vedere che il suo unicorno si chiama On Ciao. E siccome adoro gli unicorni, On Ciao. Poi se fossi un gesto del corpo, sarei così. Tipo, se fossi un gesto del corpo sarei così. Come tutte le posizioni delle mie foto. Cioè, capito, con la mano qui. Sicuramente così. Sicuramente così. Anche perché quel gesto può essere condiviso come felice. O come. Capito? Triste, tutto, tutto. Quel gesto comunque. Poi, se fossi... Ah, ma io ho letto gesto del corpo, invece era una parte del corpo e se fossi un gesto, allora il gesto sarebbe quello e la parte del corpo sicuramente le mani, cioè le mani a me mi rappresentano di brutto, le mani perché alla fine de delle mani di una persona vedi tutto, cioè se tu vedi che uno ha le mani così, ok, capisci che non fa un cazzo la mattina e la sera e poi vedi se ha gli anelli, capisci un po' lo stile. Se magari ha la fede, è sposato, se ha un anello che potrebbe essere da fidanzamento, se magari ha un anello molto particolare, eccentrico, vuole farsi vedere, se non ha anelli è una persona semplice, cioè comunque pulita, che non vuole cose, oppure se ha un anello d'oro grosso così, una persona ricca. Poi comunque anche le unghie se sono curate, se sono, capisci che è una persona pulita, se invece magari hai i calli qui capisci che una persona lavora tanto, cioè le mani, io sarei sicuramente le mani perché è una parte del corpo che adoro, non dico che sono feticista delle mani, ma ci siamo vicini. Poi, se fossi un peccato sarei sicuramente... Un peccato capitale. Un peccato capitale la... o l'invidia, nel senso che io invidio molte cose che hanno gli altri, cioè ho sempre invidiato le cose che hanno gli altri, con l'unica differenza che ero viziata e quindi se io invidiavo quella cosa automaticamente me la compravano, però nel senso invidio altre cose e... Cerco sempre di essere particolare in modo che altri, che odio ovviamente, possano invidiare me, capito? Cioè, sì, l'invidia, direi l'invidia assolutamente. Poi, se fossi un evento atmosferico, sarei la pioggia. Sarei la pioggia perché, allora, d'estate, la pioggerellina fresca, quella bella, capito? Però nello stesso tempo, d'inverno, la pioggia, quella che c'è tutti i giorni proprio. Quella che ti tartassa, quella che non ti molla un attimo, quella che ti fa passare la voglia di uscire di casa, la pioggia, pioggia di brutto. Poi, se fossi uno strumento musicale, sarei il tamburello, credo. Sì, il tamburello, sarei il tamburello, perché è una cosa facile da suonare, ma che è un bel suono. Se fossi un'emozione... Sarei la sorpresa. Perché uno è inaspettata. Cioè, e poi è particolare, nel senso, non è che tu tutti i giorni ricevi una sorpresa. La sorpresa viene una volta ogni capitolo. Cioè, la sorpresa è troppo bella. Poi potrebbe essere la sorpresa di paura, la sorpresa di felicità, sorpresa bella, sorpresa brutta, sorpresa. Capito? La sorpresa. La sorpresa anche perché se una persona fa una sorpresa a un'altra persona, vuol dire che quella si conosce bene. Nel senso, ci vuole un certo rapporto per fare una sorpresa a una persona. Nel senso, io non è che incontro uno in metropolitana e dico ciao, piacere, Paola, domani ti faccio una sorpresa. No. Tipo, se le mie amiche, così faccio le sorprese. Cioè, mi piace questa cosa della sorpresa. Se fossi un negozio, sarei, se fossi un negozio. Se fossi un negozio, credo che sarei un fornitore per estetiste, per parrucchiere, per tutto quanto, cioè tutto ciò che riguarda la bellezza, cioè nel senso i trucchi, accessori per i capelli,
unghie, soprattutto per le unghie, per la ricostruzione, semipermanente, lettini da estetista, queste cose qua, assolutamente. Anche se però, se proprio dobbiamo dirla tutta, credo che sarei un centro commerciale perché ha tutto. Però vabbè. Se fossi un indumento io sarei un paio di calzini, perché i calzini alla fine servono a tutti, cioè i calzini servono proprio, sono comodi, sono un'invenzione comoda perché i calzini non sono scomodi, sono belli, poi sono morbidi, sono piacevoli e poi danno comfort, assolutamente. Sarei calzini, sì. Se fossi un odore, sarei l'odore del pane appena fatto, appena sfornato, mamma, il pane che ti fa proprio inebriare. Se fossi un'opera d'arte, sarei una scultura di marmo. Perché? Avrei una bellissima posizione che può incantare qualcuno, tipo così, messa molto. Aspettate che c'è il 10%, se mi si spegne sono in merda. Una posizione tipo così, capito, molto bella, che attira le persone, però nello stesso tempo se mi tocchi sono freddissima, capito? Cioè al tatto sono fastidiosa perché sono troppo fredda al marmo d'inverno, tipo fuori nelle piazze, capito? Poi, se fossi un accessorio, sarei sicuramente un piercing, perché secondo il mio punto di vista i piercing sono un accessorio e io li adoro e quindi sarei un piercing. Poi, infine, questa era la 29ª domanda. Come ultima domanda, io non sapevo cosa mettere. La prima cosa che mi è venuta in mente, non che io ci pensa sempre. La prima cosa che mi è venuta in mente, non che io ci pensi sempre, è la droga. Cioè, nel senso, non è che io penso alla droga, però. Niente, stavo pensando tra me e me a cosa potrei essere e ho pensato alla droga. Allora, con tutte le droghe che esistono al mondo, io credo che sarei l'eroina. Perché? Ora vi spiego il perché. Ero indecisa tra l'LSD e l'eroina, ma credo eroina. Perché? Chi l'ha provata, cioè, perlomeno dalle testimonianze, si possono trovare anche dei video su YouTube che ha fatto un intervistatore tipo in un centro di recupero, nel senso una. Come si chiama? Comunità, in una comunità di tossicodipendenti in cui questo ragazzo spiegava che l'eroina è 10 volte migliore dell'orgasmo più grande che ha provato. Dura poco perché dura.